Bene, ci sono sviluppi nel caso della tavola calda? Abbiamo qualche pista, ma nessun sospetto, per ora. Ci sono alcuni elementi problematici in questo caso. Forse non è stato un omicidio premeditato, o a scopo di rapina. Qualche teoria? Sembra essere il modus operandi di un omicidio rituale o di una trance mistica. La scelta dell'arma, l'omicida che si ferisce, il modo in cui la vittima è stata pugnalata, con precisi colpi al cuore. Tutto fa pensare a un sacrificio. Potrebbe essere un adoratore di Satana o qualcosa del genere. Ci sono probabilità che uccida ancora? Non abbiamo sufficienti elementi per poterlo stabilire in questo momento. Potrebbe rifarlo domani, oppure decidere di sparire definitivamente. Voglio che incastriate questo squilibrato al più presto! Avete carta bianca! Ora, qual è il piano? Controlla negli ospedali se hanno un uomo con ferite da arma da taglio. E controlla nelle cliniche psichiatriche se un loro ex paziente in libertà sarebbe in grado di compiere un gesto inconsulto. Ok, c'è altro? Sì, il libro sotto il tavolo. È sulla tua scrivania. Vedi di cavarne qualcosa. Ok, mi metto subito al lavoro. Tu che farai? C'è qualcosa che devo verificare. Da quando posso ricordare, ho sempre temuto gli spazi piccoli. Ogni volta che mi capita di andare in qualche luogo ristretto, vado nel panico. Ho problemi di respirazione e devo uscire. Sì, sto proprio parlando di claustrofobia. Beh, ho deciso di non lasciarmi sopraffare dalla paura. Mi sono imposta di sconfiggerla ogni volta che posso. Devo stare calma. Andrà tutto bene. Devo respirare profondamente e camminare senza fermarmi finché non arrivo alla postazione del terminale. Dovrebbe esserci un interruttore da qualche parte. Tornerò più tardi. Posso dominare la paura. Il terminale degli archivi. Posso consultare il file qui. I file salvati sono classificati per anno. Quello relativo al caso Kirsten risale agli anni 90. Non sarà difficile trovarlo. Questi sono i file che iniziano con la K. Devo solo controllare di avere l'anno giusto nel terminale.
Il terminale è spento. Dovrebbe esserci un interruttore da qualche parte. Niente su Kirsten. Deve essere il nastro sbagliato. Non c'è corrente elettrica. Dominare la paura. Questi sono i file che iniziano con la K. Devo solo controllare di avere l'anno giusto nel terminale. Niente su Kirsten. Deve essere il nastro sbagliato. Questi sono i file che iniziano con la K. Devo solo controllare di avere l'anno giusto nel terminale.
Ecco, l'ho trovato. Il file è vuoto. Nessun rapporto, nessuna prova. Niente. Un momento. C'è il nome del detective incaricato dell'indagine. Robert Mitchell.